E salve a tutti, reclute, qui che vi parla sempre Rogat, che vi porta la parte numero 21 di Pokémon XY2, ragazzi. Questa serie, come sapete, sta per finire e appunto adesso ci troviamo qui fuori dalla Tana del Drago e adesso entriamo per prenderci l'ultima medaglia. Allora, io ho comprato dei repellenti e ho ripreso il Tentacruel che avevo nel PC per insegnargli Mulinello, visto che non voglio assolutamente insegnare Mulinello a Greninja perché è inutile, non serve a niente. Gliel'ho insegnato già Mulinello. Ok, non gliel'ho insegnato. Pensavo di averglielo insegnato, invece no, vabbè, non importa. Whirlpool, Mulinello, mossa inutile, veramente. A imparare Mulinello. E adesso possiamo distruggere i mulinelli con la fo sola forza del pensiero. Ok, ragazzi, se vi ricordate, nei giochi originali si prendeva la medaglia rispondendo alle domande qui. Come vedete, il santuario adesso è chiuso. Sono dei maledetti trolloni quelli di questo gioco. La cosa che bisogna fare è semplicemente andare qua sopra, qui, ok, qui, prendere questo, che è il dente di drago, che io però non ho più spazio per prenderlo, molto bene, mi sembra più che giusto, mi sembra proprio giustissimo, quindi buttiamo questo, ok, e prendiamo il dente di drago, e adesso arriverà Sandra, che ci darà la medaglia, molto semplicemente, e ci darà anche la, mi pare un MT, forse, sì, MT24, che contiene Drago Spiro, molto bene. Quindi adesso direi che possiamo uscire, fuggire da questa città e anche da questa regione, perché sappiamo tutti cosa dobbiamo fare adesso, cioè fuggire in grande stile. Allora, sì, professor Elm, non mi rompere le scatole, grazie. Grazie, che adesso. Cioè, questo, guardate cosa hanno fatto, questa specie di labirinto con le staccionate, con le scale, ma vergognatevi. Ok, ragazzi, quindi direi di fare così, fare proprio così. Allora, deposita Tentacruel, molto bene. E ritiriamo Staraptor, a cui io ho già insegnato. Sì, Staraptor, Starevia, a cui io ho già insegnato volo prima di iniziare la parte. Così adesso possiamo volare dal Prof. Elm, molto molto bene. A Newburgh Town, eccoci qua. Molto bene, molto bene. Professor Elm, dove si trova lei? Qui si trova. Mi pare che ci dia la Master Ball. Professor Platan, ok. È la Master Ball, che tanto noi non penso useremo perché ormai non ci servirà tipo più a niente. Ok, quindi vediamo un po'. C'è tipo un PC qua. Un PC per depositare, per ritirare qualcosa. Sì, Heal Pokémon, molto bene. Adesso facciamo così, ragazzi. Facciamo così, molto semplicemente. Facciamo volo con il buon Starevia fino a Fiorpescopoli. Ritiriamo Magmortar. Quindi deposita Starevia e ritira ovviamente il buon leader del team Magmortar a livello 69. Quindi adesso di tutta fretta direi che possiamo ritornare a Borgo Foglianova per iniziare la nostra scalata verso la regione di Kanto. Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo. Ecco che cambia la musica e questo qua ci dice: ehi, sai cosa hai appena fatto? Hai appena messo il piede nella regione di Kanto. Controlla la tua mappa. Lo so, ci sono venuto un bel po' di volte accanto, amico. Allora, adesso qua, alle cascate Tojo, dobbiamo insegnare cascata al buon, buonissimo Greninja Waterfall, molto bene. Purtroppo è l'unico che può impararla, vabbè, ma tanto non importa, è una buona mossa cascata. Al posto di Aerial Ace, che non è molto potente alla fine su Greninja. Quindi andiamo con cascata, risaliamo le cascate, non si sa come, adesso. Scendiamo le cascate. Tentacruel al 58. Cioè, calmati, eh. Calmati, calmati, veramente. Corphish, che bello, che bello, ragazzi. Allora, questa qua è un'allenatrice, sicuro. Noi chiamiamo davanti Breloom. Allenatrice, prima allenatrice di Kanto. Molto bene. Vediamo un po' come sono qui a Kanto. Sono molto forti, sembra, eh. Pia Punch. Ha missato Fire Blast. Mamma mia. L'abbiamo già scampata bella alla prima lotta, eh. Ecco, no, Garchomp, no, vabbè, noi abbiamo il Pokémon giusto per Garchomp, ragazzi, abbiamo Gengar. Vai, Gengar, Fire Fang. Ai ai ai, Fire Fang. Allora, andiamo con Shadow Ball. Ok, lui adesso lui comincerà a fare tipo terremoto. Vediamo, sì, continua a fare terremoto, ragazzi, quindi in questo gioco tutti i Garchomp sono veramente nabbi, proprio nabbi. Allora, qua andiamo con Palla Ombra contro il Trevenant, molto molto bene. Anche lui c'ha Palla Ombra. Sì, ma fai schifo, Trevenant, cioè. No, non puoi fare una cosa del genere. Vabbè. Andiamo con Breloom e lo buttiamo giù.
Io ragazzi, come vi ho detto nelle scorse parti, velocizzerò le lotte, sì, perché le lotte secondarie che non sono utili alla storia è meglio velocizzarle alla fine. Allora, intanto ho fatto anche un po' di compra di ultra, vuol dire di iperpozioni. E adesso, visto che ci siamo, direi di mettere un max repel, almeno andiamo più scialli, più veloci. Molto bene, questo qua ci vuole sfidare un po' che fanatico. No, Ace Trainer, ok. Beh, Pangoro ragazzi. Non volevo usare forza. Bulk up, non importa. Non importa, andiamo con PA. Punch. Il Predict, attenzione. Il Predict. Sludge Bomb. No, non puoi fare Sludge Bomb. Critta. Non morire, ti prego. Ah, mamma mia, ragazzi. Che pazienza. Che pazienza con questi allenatori. Pangoro, ancora lui. Thunderbolt. Giù Pangoro. Exeggut. Ma cosa ci fanno qua gli Exeggut? Scusami. Sleep powder. Svegliati, Explosion. Grande. Sono contento che hai fatto l'Akbar. Grazie. Mi hai risparmiato un po' di fatica. Grazie mille. Allora, full heal per curare il nostro carissimo Magneson. E poi dobbiamo revitalizzare il buon Breloom perché si è fatto uccidere. Ok. Questo qua è uno psiche. Ok, allora qua possiamo avere vita facile. O forse no. Ecco, mi sa di no. Mi sa proprio di no. Cioè, veramente, io non ho parole quando succedono queste cose. Allora, vai Magneson. Vai col Thunderbolt e fallo fuori, mi raccomando. Ancora Exeggut. Oh mio Dio, non usare Sleep Powder. Ok, lava piume. Bye bye. No! Lo burna! E usa anche solo a raggio. Gardevoir. Lava piume. Tanto sono un pochino forti qua i Pokémon. Mi sa che prima di andare alla Lega li allenerò un pochino. Ho quella vaghissima sensazione. Allora, dobbiamo di nuovo, ragazzi, di nuovo revitalizzare Breloom perché continua a farsi ammazzare. Il buon Breloom. Ok, adesso beccati sta pozione e mi raccomando, non fatti più ammazzare. Un'altra allenatrice. Oh yes. Allora, adesso mi raccomando, vai con Energy Ball e non fallire. Pia Punch. Oh, no, dai però, no, non così. Ok, così ci sta però Breloom, eh. Garchomp, sappiamo già cosa fare. Lui userà fuoco de... sì, rogodenti, fuocodenti. Cosa ho detto? Rogodenti. Ok, Shadow Ball. E adesso lo mandiamo giù colpi di Shadow Ball. Perché tanto tutti i Garchomp del gioco sono nabbi. Perché usano i terremoti su Gengar. Ok, andiamo con Shadow Ball, vediamo, lo mandiamo KO perché ragazzi Gengar c'è un attacco speciale non indifferente. Ok, stiamo risalendo abbastanza bene, questo qua lo affrontiamo. Non lo affrontiamo questo qua ragazzi, perché è solo un pescatore. Ok, questo qua invece lo voglio affrontare. Espeon. Direi di fuggire da Espeon e fare tipo... Andiamo con Tyranitar, dai. Visto che non ci può manco attaccare con le mosse psico. Andiamo con Morso di Tyranitar, anzi con Sgranocchio di Tyranitar, non c'è nulla di più facile ragazzi. Stiamo risalendo e qua possiamo curarci, questo me lo ricordo. Yes, grazie bambina. Yes, ecco, volevo vedere che Pokémon si trovano qui e tu mi sfidi, non sei molto gentile. Non sei per niente gentile, allora andiamo con Tyranitar, vediamo, Light Screen, aumenta la difesa speciale, noi abbiamo Terremoto, con la difesa, con l'attacco fisico e bye bye Raichu. Greninja, andiamo con Breloom in questo caso, idropompa, noi andiamo con Pia, papà, no, Parforbecco, maledetto, andiamo con Magneson allora, con il buon Magneson, mamma mia non toglie niente, ah già che ha usato Light Screen, giusto, questo però brucia Greninja, questa bruciava però, perché con Light Screen ti ho fatto fuori con Thunderbolt. Ok ragazzi, questa parte sarà più che altro allenamento. Speriamo di arrivare fuori dalla Lega Pokémon. Adesso vediamo. Vediamo. Pia Punch. Dai, no. Livello 66 per... allora, Gengar no, mi spiace. Mandiamo Tyranitar. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fargli con Sganocchio. No, avvelenarmi, grazie. Ciao Gengar. Gengar c'è una difesa fisica abbastanza brutta. Megacorno! Stai calmo! Oh mio, reversal. Ecco, appunto. Allora, vediamo se siamo più veloci. Penso di sì. Non siamo più veloci.
Siamo più lenti di un Heracross. Ok. Ma invece Greninja è più veloce di chiunque, tipo. Tauros, molto bene. Vediamo un po' Cascata. Cascata toglie abbastanza. Toglie abbastanza come mossa. Allora, adesso Nau. Andiamo di nuovo a curarci da questa simpatica signora, bambina, quello che è. Perché andiamo verso, dritti dritti verso la Lega Pokémon. Qua c'è ancora qualcuno da affrontare? Sì, sembra proprio di sì. Un altro allenatore, mamma mia, quanti allenatori, ragazzi. Qua veramente andiamo avanti con Magmortar. Lui utilizza qualche sporca mossa per paralizzarci, appunto! Te l'avevo appena detto, Oh mio Dio, quanto li odio quando fanno così, veramente. Dai, dai, dai Magmortar, dai Magmortar. Magmortar, quanto stai addormentato, scusami. Golduck, ok. Ok, andiamo con Magneson. Hydro Pump, andiamo con Thunderbolt, dovremmo farlo fuori. No, come non lo facciamo fuori? Adesso lo facciamo fuori però, è anche molto male. Electivire, che bello. Tyranitar, it's your time. Molto bene. Andiamo con Earthquake. Come ha potuto mandarmi KO? Andiamo ancora con Lavaplume. Attenzione! Sfida tra le due controparti. Magmortar contro Electivire. Allora, adesso andiamo con Pia Punch. Ice Punch, no. Vabbè, almeno dorme, dai. Almeno si è addormentato. Frostlass. Andiamo con Pia Punch non va. No, neanche forza va. No, no, sono un cretino. Sono un cretino. Thunderbolt. Dai, è con Thunderbolt. E lo mandiamo KO. Yes! Ora, io andrei con Ironhead che non va. Ma abbiamo Greninja con Hydro Pump, ragazzi, che lo manda subito KO. Sono veramente forti gli allenatori. Infatti io, ragazzi, c'ho una paura della Lega Pokémon che non vi immaginate, veramente. Non vi immaginate la paura. La proprio paura. Allora, adesso io qua velocizzo. Oh, Lega Pokémon. Adesso qua dice che. Adesso che. Ha detto, questa qua ci ha detto che ha affrontato un allenatore che trattava male i suoi Pokémon. E questo allenatore non è altro che il buon Silver. Ok. Rapidash ci saluta. Bye bye, caro Rapidash. Molto bene. Lapras. Andiamo con Magneson. Stordi raggio. Non dovevi farlo questo, però, eh. Non dovevi farlo. Non. Basta, basta con Surf. Hai rotto. Hai rotto, basta. Sì, vabbè. Io tanto mando Magmortar così a random. Ok, ragazzi, siamo qua, siamo alla via vittoria. Siamo alla via vittoria. Ok, io direi di revitalizzare il caduto, cioè Magneson. E poi, ragazzi, andare avanti. Solo gli allenatori che hanno tutte le medaglie di Yoto. Allora, qua, ragazzi, cioè, qua dice che possiamo dare Mortargento a Yoto, ma purtroppo Naturia finisce con la Lega Pokémon di Yoto, quindi non ci sarà mai né un Mortargento né una regione di Yoto. Cioè, né una regione di Kanto. Allora, io ragazzi, già che ci sei, farei la via vittoria oppure ci fermiamo qui. Non lo so. Non lo so, ragazzi. No, non lo so. Tanto si trova Aggron a 62, cioè. Proprio normalissima. Normalissima la cosa. Allora si trovano i due strumenti che mi pare che hanno. Vediamo un po'. Full Heal e Caramella Rara. No, Max Revive. Ok. Max Revive. Allora, questa via vittoria è priva di difficoltà. Non ci sono né allenatori. Ok, ci sono gli allenatori. Ci sono gli allenatori. Molto bene. Molto bene. Questa non è proprio una bella cosa, eh. Tyranitar, tocca a te. Psychic non ha effetto. Ti sta solo bene. Molto bene. E adesso andiamo con Zoroark. Quindi andiamo con Earthquake, dai. Earthquake e bye bye. Ancora? Ok, adesso è proprio ciao ciao, eh. Ci sono gli allenatori nella vittoria, avrei dovuto immaginarlo. Avrei dovuto immaginarlo. Questo chi è? Questo chi è? Non lo so. Non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Molto bene. Dai, 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 dai. Machamp. Machamp. Ciao, Machamp. Steelix, vabbè, Steelix, ragazzi, abbiamo l'attacco. Come non detto, come non detto, come non detto. Ok. Hanno messo gli allenatori, sono veramente perfidi, perfidi. Ah, siamo già alla fine, ragazzi, comunque, come vedete. Quindi, battiamo ancora questa allenatrice e poi stoppiamo la parte. Perché poi nella prossima parte affronteremo Silver e la Lega e i Super 4.
E poi nell'ultima parte il campione, ovviamente. Thunderbolt. Thunderbolt, dai. Vai con Thunderbolt. Vai con Thunderbolt. Grande. Grande, grande Magneson, che muore però. Muore, muore, muore. Noi andiamo con Tyranitar con Terremoto. Bye bye. Ancora uno? Roserade. Energy Ball. Sì, vabbè, vabbè. Però mi sono rotto di questi Pokémon che ti mandano giù subito così, eh. Cioè, non ha senso così sta però sta cosa. Livello 70 per Magmortar. Bene, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Nella prossima parte affronteremo Silver e Super 4. E niente, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuta la parte. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo con il prossimo video, ragazzi. Bye bye!